Buongiorno a tutti, grazie a nome principalmente dell'Accademia dei Belle Arti dell'Aquila che oggi ospita questa giornata e ha dato tutto il supporto tecnico per realizzarla. Per Fabio Mauri, 1979-1999. Questo è il titolo che gli organizzatori, i Primis Musei, la rivista fondata nel 2005 da Germana Galli e lo studio Fabio Mauri hanno voluto dare a questa giornata, che riassume un po' il senso anche della nostra presenza qui. Fabio Mauri è stato un docente di questa Accademia di Estetica della Sperimentazione per 22 anni, appunto dal 1979 al 1999. E ha lasciato in questa accademia, in questa città, tracce indelebili, tracce che sono poi oggi in tutti i musei del mondo. Nel 2019 saranno anche 10 anni dalla sua scomparsa e questa giornata vuole anche sottolineare quello che sarà un anno, speriamo appunto, di ricordo, di nuove riflessioni sulla figura di Fabio Mauri, che è stato un gigante dell'arte contemporanea, un anticipatore di tante tendenze che poi noi oggi riscontriamo anche nelle moderne ricerche artistiche, nelle più contemporanee, nel vero senso della parola. Oggi naturalmente parleremo di Fabio Mauri questa mattina, nel pomeriggio invece ci saranno una serie di appuntamenti con lui, con la sua arte, direttamente. Prima di tutto però la parola al direttore dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila che oggi ospita questa giornata, Marco Brandizzi. Buongiorno a tutti, permettetemi in primo luogo di salutare gli ospiti, Laura Cherubini che ha insegnato in questo istituto ed è una delle maggiori esperte del lavoro di Fabio Mauri, Osvaldo Menegazzo, Giancarlo Gentilucci, anche lui ha insegnato da noi e ha collaborato con Fabio Mauri tantissimo alla realizzazione in particolare dell'opera Gran Serata Futurista, Antonella Muzzi e Germana Galli che hanno organizzato l'evento. Quest'anno festeggeremo il cinquantenario della nascita di questo istituto e dedicheremo, se sarà possibile, una mostra dei progetti e dei disegni di Fabio Mauri. In particolare perché i progetti e i disegni, perché caratterizzano sempre il lavoro di un artista, sono un elemento fondamentale, questo lo dico anche ai nostri studenti. E probabilmente questa sarà la mia proposta al Consiglio Accademico e dedicheremo il nuovo padiglione in costruzione a Fabio Mauri, a questo grande artista. Fabio Mauri ha insegnato appunto estetica della sperimentazione in questa istituzione dal 79 al 99. Ha lasciato una traccia importantissima perché ha fatto didattica ma ha prodotto anche opere e questo è un elemento fondamentale, è quello che si deve fare in un'accademia di belle arti, si deve fare ricerca e lui ha fatto esattamente questo, ha interpretato estetica della sperimentazione come luogo di produzione e di osservazione chiaramente anche. Il centro della sua poetica è il rapporto tra arte e società, politica e ideologia, da qui le performance ebrea, che cos'è il fascismo, Gran Serata Futurista, che cos'è la filosofia arida e la questione tedesca, che è un elemento fondamentale ancora adesso, non solo il rapporto al nazismo, ma il rapporto anche tra tecnologia e sacralità. La tecnologia, secondo Heidegger, in qualche modo azzera la sacralità e allora ecco il campo di concentramento, ecco allora il linguaggio che perde il suo valore nei campi di concentramento effettivamente e non si potevano fare domande, qui non c'è perché, questo è l'elemento fondamentale. Il suo mi rivolgo appunto agli studenti perché questa è una lezione in primo luogo per voi, non è un discorso storico-ideologico ma una comparazione etico-morale. Da una parte l'idolatria del potere attraverso l'ideologia e dall'altra quella che in ebraico si chiama Lacan. Saper riconoscere i limiti del proprio percorso etico-morale. Da una parte lo schematismo del pensiero totalitario e dall'altra la complessità del dubbio come elemento portante delle democrazie ma anche del fare arte. La metafisica, dal medico essere o non essere mutuato dal pensiero greco sono un esempio di dubbio.
Per voi questo deve essere un elemento di riflessione. Il rapporto tra arte e politica è complesso e comporta il rischio di essere descrittivi, retorici o peggio ancora ideologici. È rimasta storica negli anni 50 l'appassionata discussione del ruolo, sul ruolo dell'intellettuale all'interno appunto della società, tra Rinascita e Politecnico, tra Elio Vittorini e Togliatti, discussioni che ha coinvolto anche l'arte, gli astrattisti figurativi, Turcato, Guttuso. L'artista deve sempre mantenere una propria autonomia, questo per voi deve essere importante, perché questo è il suo ruolo all'interno di una società, non cinghia di trasmissione di un pensiero politico, ma autonoma lettura critica della società. Gli artisti, con gli intellettuali, i giornalisti, gli storici, sono parte dei cosiddetti corpi intermedi che definiscono la maturità di un paese. Per cui voi siete effettivamente un elemento portante, dovete essere consapevoli di questo elemento. E Fabio Mauri, e vedrete nei lavori di Fabio Mauri come lui riesca a mantenere, pur trattando di temi sociali durissimi, e un'integrità e un'autonomia poetica straordinaria. Quindi ringrazio veramente i presenti e apro la discussione. Grazie al direttore Brandizzi. Come dicevamo prima, la giornata è stata organizzata dalla rivista Musei in collaborazione con Studio Fabio Mauri, Associazione per l'Arte e l'Esperimento del Mondo, ed è sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio della provincia dell'Aquila. Un ringraziamento è qui con noi il presidente della Fondazione, Marco Fanfani, e dal Consiglio regionale d'Abruzzo. Una giornata che scaturisce anche da un'estate dedicata a Fabio Mauri, poi ne parleremo naturalmente con Menegas, grazie a Castelbasso Cultura, Castelbasso Arte. Antonella Muzzi per Musei, ne è nato anche una rivista, un numero della rivista. Grazie. Dunque, buongiorno. A me spetta il compito di raccontarvi un po' la genesi di questa iniziativa e le motivazioni che l'hanno sostenuta. Con Germana Galli, che è l'ideatrice e il motore della rivista Musei, rivista che nel tempo è diventata poi un vero e proprio incubatore di esperienze di valorizzazione di arte contemporanea con una vocazione esplicatamente, diciamo, legata alla partecipazione sociale, all'inclusione. Da tempo ci stavamo chiedendo quali fossero le modalità migliori per ricordare la figura di Fabio Mauri qui all'Aquila, dove ha insegnato per 20 anni, seminando in allievi, colleghi, spettatori delle sue performance, insomma seminando un po' nella città tutta quei semi di pensiero critico, di libertà, di indagine sul passato e quindi riflessione sul presente, che sono insiti nei suoi lavori. Per cui la mostra che gli è stata dedicata quest'estate a Castelbasso dalla Fondazione Menegas, mi associo ai ringraziamenti del direttore, ringrazio il presidente Osvaldo Menegas per essere qui con noi oggi, curata da Laura Cherubini, che ringrazio anche per aver condiviso il lavoro fatto fin qui insieme, ci è sembrata un'occasione imperdibile. Quindi Musei ha deciso di dedicare un numero speciale della sua rivista alla mostra, numero che abbiamo costruito procedendo, diciamo realizzando una narrazione fatta per immagini sostanzialmente, le immagini di una selezione delle opere in mostra, opere dense, potenti, che abbiamo restituito ai lettori attraverso gli scatti, lo sguardo di Gino Di Paolo. E a questa narrazione per immagini del presente, quindi delle scelte allestitive, espositive, abbiamo poi affiancato un brano tratto da un testo storico di Mauri, che è Formazione del pensiero anarchico. Dopo il numero speciale di Musei abbiamo proseguito, lavorando insieme allo studio Fabio Mauri, e permettetemi questo inciso, veramente voglio ringraziare tutti i componenti dello studio, quelli che sono qui oggi e quelli che non ci sono, perché davvero abbiamo lavorato con grande collaborazione e grande generosità da parte vostra, e unitamente all'Accademia di Belle Arti, che ha dimostrato come sempre grande sensibilità e attenzione. Per cui così è nata la giornata di oggi, così è nato per Fabio Mauri l'Aquila 1979-1999, dove le date, è già stato detto, segnano l'inizio e la conclusione della docenza di Mauri qui all'Aquila, che è un po' un tentativo di raccontare una parte
del lavoro di questo artista così incisivo, così importante nel secondo dopoguerra. Come farlo, ci siamo domandati? Beh, attraverso le voci di alcuni dei compagni di viaggio di Mauri per tratti di strada più o meno lunghi, ma soprattutto attraverso il suo lavoro. Per cui al termine del talk di questa mattina ci sarà la possibilità di visionare un filmato breve creato appositamente per l'occasione dallo studio Fabio Mauri, che raccoglie due performance di Mauri, che sono Ebrea e Ideologia e Natura, nella versione del 2014 presso l'Istituto Italiano di Cultura a Buenos Aires e l'installazione Zerbini di Documenta 2012. E poi nel pomeriggio, dalle 15.30, c'è la possibilità di visionare tre delle sue performance storiche che hanno segnato la carriera di Mauri, che hanno segnato la storia dell'arte italiana e che hanno visto coinvolta a vario titolo la città e anche questa accademia in diversi tempi anche. Però non volevamo che la giornata di oggi, diciamo che questa iniziativa si risolvesse in un'unica giornata. Per cui insieme al direttore abbiamo operato un po' un ribaltamento, cioè abbiamo deciso di trasformare l'Accademia in un vero e proprio spazio espositivo. Quindi nei tre pomeriggi della settimana corrente a partire da oggi ci sarà la possibilità di venire qui in Accademia liberamente, qui in teatro, e di visionare queste tre performance come se l'Accademia fosse un vero e proprio spazio espositivo, un museo. E vi ricordo che i materiali che saranno proiettati nel pomeriggio e nelle giornate seguenti sono dei materiali originali che ci sono appunto stati concessi dallo studio Fabio Mauri. E credo che questa possibilità di aver voluto estendere il più possibile la partecipazione e quindi la visione di questi filmati sia preziosa sia per coloro che hanno vissuto accanto a Mauri, che hanno lavorato accanto a Mauri, per coloro che hanno vissuto quegli anni così interessanti per la vita culturale della nostra città, ma soprattutto per coloro che questa possibilità non l'hanno avuta, cioè per i più giovani. In effetti questa iniziativa vuole avere un carattere, come ha già ribadito il direttore, fortemente formativo. Del resto alla formazione, all'insegnamento, Mauri qui in Accademia ha dedicato 20 anni del suo lavoro, della sua vita, non è poco. E, per cui ci auguriamo davvero che i più giovani possano cogliere la complessa stratificazione di significati che insita nei lavori di Mauri e perché per tutti noi, attraverso la riflessione sul lavoro di questo artista, si possano attivare capacità di pensiero critico, divergente, non omologato, di cui abbiamo tanto bisogno. Grazie. Grazie Antonella, lo dicevi tu appunto proprio per far diventare, per aprire il più possibile alla visione dei lavori di Fabio Mauri e fare in modo che sia una vera e propria esposizione a lui dedicata il 28, il 29 e il 30, quindi domani, dopodomani e l'altro, dalle 15 in poi sarà possibile guardare e seguire i tre filmati che riguardano le sue performance più importanti, insomma quelli che poi si vedranno anche nel pomeriggio. Lo abbiamo citato, lo ringraziamo per essere qui, Osvaldo Menegaz della Fondazione Malvina Menegaz per le arti e la cultura. Quest'anno Castelbasso è stato un po' il fulcro per Fabio Mauri, per ricordare la sua figura. Sì. Aspetti che gliel'accendo. Sì, perché non è. Buongiorno a tutti. È un po' difficile parlare di questa mostra perché il tutto risale a diversi anni fa. Nell'anno 2000 a Castelbasso fu realizzata una mostra a Tullio Catalano, che anche lui diciamo, aveva insegnato in questa accademia, e lì conobbi Fabio Mauri, che venne all'apertura di quella mostra. Ho ancora in fondazione delle foto di questo incontro. Poi è passato il tempo e l'anno scorso
già l'anno scorso si parlava di fare la mostra a Castelbasso sulla figura di Fabio Mauri, poi non fu fatta. Quest'anno invece, e come si dice, ci siamo anche grazie soprattutto all'apporto di Laura Cherubini, che diciamo insieme all'archivio di Fabio Mauri hanno, hanno messo le basi per poter fare questa grande mostra a Castelbasso. La Fondazione in questi ultimi anni ovviamente, come si dice, spesso ha proposto figure di grandi artisti anche se poco conosciuti al pubblico, al grande pubblico, e questo però ha dato alla Fondazione stessa un sigillo di, diciamo, di qualità. Insieme a Laura abbiamo proposto anche altri artisti, diciamo grandissimi artisti, da Gino De Dominicis in poi eccetera, però questa ha fatto la Fondazione proprio, cioè la Fondazione ha avuto questa capacità di proporre artisti, grandi artisti, anche se, ripeto, poco conosciuti al pubblico. Non entro, diciamo, nel discorso prettamente critico dell'opera, diciamo, di Fabio Mauri, perché non ne ho le competenze, poi fra l'altro accanto a me c'è una curatrice, Laura Cherubini, esperta e storica dell'arte, che potrà illustrare il senso della mostra che è tenuta a Castelbasso e che poi riguarda quel decennio dal 68 al 78, che è stata il perno, diciamo, dell'esposizione. Quindi tutte le opere che tramite l'archivio Mauri o da privati abbiamo avuto hanno permesso di ricostruire un periodo storico ben preciso visto dagli occhi e attraverso gli occhi di Fabio Mauri. Sono stato molto felice di questa mostra perché ha avuto un riscontro. Devo dire ci sarà anche qualche riscontro non positivo, però questo qui per me è stato molto importante, perché chi è venuto ha potuto, diciamo, vedere la mostra, magari interpretarla secondo le proprie idee. Qualcuno è d'accordo, però diciamo così, l'obiettivo finale per la Fondazione è quello di far pensare per le persone, quindi uno anche se ha idee diverse da come è stata dal contenuto, diciamo, della mostra, però noi abbiamo conseguito il risultato, cioè la gente è venuta, ha visto e ha apprezzato il lavoro fatto dalla Fondazione, soprattutto ha cominciato a conoscere una figura, un artista che in grande parte non è mai conosciuto, ma ha lasciato un grande impatto, diciamo, nella storia culturale e intellettuale della nostra società. Grazie. Grazie anche a Osvaldo Meni, grazie a Ivan Parlafante per lo studio Mauri. Ben trovato a tutti. Il mio rapporto con Fabio, nel senso che sono stato un allievo di Fabio, feci con lui l'esame in estetica qui all'Accademia dell'Aquila, era la vecchia sede nell'86, e poi nel 95 iniziai a lavorare con lui come assistente, dopo aver fatto un'esperienza come performer alla Galleria Nazionale. Quindi lavoro allo Studio Mauri dal 95, non sono il più vecchio a lavorare con Fabio, c'è Marcella che è qui, che sono più di 30 anni, c'è Claudio che non è potuto venire perché oggi tagliava il gesso alla gamba, e penso un po' tutti come me siamo andati per un'esperienza forse di un anno o due, e invece ci troviamo in un flusso che continua, perché continua ad aprirsi costantemente un po' il senso rispetto a sia il nostro impiego nello Studio Mauri, ma anche alla forza che è il lavoro di Fabio Mauri di aprirsi anche nella quotidianità di chi come noi ragiona e è a contatto con le opere costantemente. Fabio insegnava qui, aveva lezioni molto dense, di 3 o 4 ore, un giorno a settimana. Era difficile riuscire a seguire una lezione di Fabio Mauri, perché era una sorta di riflessione costante, ma di una coscienza elevata, di chi aveva avuto il coraggio di affrontare grandi temi senza tirarsene indietro e di farsi testimone, quindi portatore di questi temi. In questo era
assolutamente un artista generoso, perché non filtrava la sua riflessione con noi che eravamo dei ragazzi, quindi la nostra capacità di poter comprendere era limitata alla nostra capacità di vedere ciò di cui si parlava. Però nel tempo, come si dice, tutto in qualche modo resta e tutto in qualche modo poi torna, no? E allo stesso tempo, come Studio Mauri, devo dire che siamo stati, che godiamo molto del riconoscimento che Fabio negli ultimi anni comincia ad avere, perché in vita, nonostante avesse fatto 5 o 6 biennali di Venezia, ogni tanto tornava in studio da una mostra e diceva: è andata benissimo. Noi chiedevamo: Fabio, come è andata? Benissimo, pensa, c'erano dei ragazzi che mi conoscevano, ma è possibile? Si chiedeva. E questo per varie ragioni, ha pagato dei grandi scotti, ha pagato lo scotto di essere un intellettuale, quindi poco gestibile, poco incanalabile all'interno di percorsi, di individuazioni critiche di altri, quando la sua portata era fuori gestibilità perché era superiore, maggiore, prendeva direzioni poco classificabili. Ha pagato lo scotto di essere ricco, di essere capace. Negli anni 60 scriveva per il teatro ed erano successi, per il cinema ha diretto la Bompiani, la Manacco Bompiani, è stato presidente del Messaggeria, che è un gruppo che ancora esiste, che gestisce 16 case editrici e l'intera distribuzione letteraria in Italia. Oggi il presidente di questo gruppo è il fratello Achille Mauri, che doveva essere qui oggi, vi porto i suoi saluti, si scusa, purtroppo un lutto che ha avuto il signor Maldonato, che è venuto a mancare, che era il compagno di Inga Feltrinelli, gli ha impedito di essere qui oggi. Ed è un vero peccato, perché Achille Mauri ha questo dono di essere appartenuto allo stesso mondo, alla stessa provenienza di Fabio Mauri, che è un mondo estremamente singolare, rappresentativo dell'Italia del Novecento, dell'Italia che ha prodotto la cultura in maniera attiva e proattiva, e nello stesso tempo è anche una persona con un'identità, una personalità estremamente forte, tanto da poter riportare nel raccontare le storie di Fabio e le sue una quantità di atmosfere con una forza incredibile. Basti pensare che le grandi performance di Fabio Mauri, come Che cos'è il fascismo, di cui Giancarlo ha curato anche la regia, la vittoregia in alcune edizioni, o della Gran Serata Futurista, dove sempre Giancarlo è stato in varie edizioni assistente alle scene, ai costumi, alla regia, sarà anche produttore della performance di Edega e la questione tedesca. Tutte queste grandi performance furono riprese in video da Achille Mauri, che era un produttore televisivo. Era diventato produttore televisivo dopo essere stato uno sciamano nell'Africa nera per alcuni anni. Ed era diventato sciamano dell'Africa nera dopo essere stato un dirigente dell'Africa. Per cui lui, come Fabio, ha questa formazione, perché è una formazione che gli viene da lontano, gli viene dalla famiglia. È stata una famiglia di direttori di musei, di teatri, hanno fondato diversi teatri a Roma, si sono occupati di cabaret, Petrolini, il supporto nella tomba di famiglia, il padre, quando purtroppo la guerra comportò bombardamento di Roma, lasciavano Roma, furono sfollati, andavano a Rimini, coincisero con una bancarotta, un teatro andò a fuoco, morì una compagnia di ballerini, si spostarono a Rimini. Il suo lavoro in quel momento si era portato come bagaglio l'essere l'agente di Pirandello, che fu il padrino di battesimo di Fabio Mauri. Poi da lì, con Valentino Bompiani, decisero di fare la Bompiani, per cui lasciò il lavoro che aveva appena iniziato con la Mondadori, di cui era diventato il direttore commerciale, e con Valentino fondò la Bompiani. Quindi questo è un background da cui Fabio Mauri si forma. Per cui
è assolutamente un artista di intelligenza unica, con grande discrezione, è una persona molto riservata e quindi in qualche modo anche sfuggevole. Era difficile da capire subito che si aveva a che fare con un artista, non si vestiva da artista, non aveva bisogno di... non appariva, Fabio era, no? Qualche anno fa, incrociando con Elis a Venezia, mi sentì il dovere di portargli una considerazione che Fabio aveva su di lui, no? E con Elis da buon greco disse: Fabio è mio amico, non era, è mio amico. Ma non è soltanto una considerazione proprio da chi considera il tempo non in modo cronologico, ma un insieme. Era anche la dimensione di Fabio. Fabio era nell'essere, sempre, l'essere è sempre stata una prerogativa di pensiero molto forte. Ho messo insieme delle domande rispetto a che cos'è l'etica, che cos'è l'essere, che cos'è l'ideologia rispetto a come funziona questa struttura di pensiero che ha la capacità di sovrapporsi alla nostra e di condurci alla credenza di un sistema di idee che crediamo nostre, ma va verificato se questo è il nostro oppure no. E la verifica è il processo critico. E il processo critico è il tentativo di approssimarsi alla verità, perché ciò che non è vero non è semplicemente falso, è assolutamente ideologico e va verificato se l'aspetto ideologico è coincidente al vero oppure no. Di conseguenza, siccome il linguaggio è ciò che è composto dall'insieme di ogni cosa, anche ciò che non è, o perlomeno che appare, è parte del linguaggio. Per cui neanche l'arte è fuori da questo, ma neanche la propria vita, neanche la propria persona. E quindi interrogandosi sul senso del vero, non può che affrontare un grande rimosso che fu la guerra, il nazismo e il fascismo, per comprendere che cos'era di così radicato di questa ideologia che fu in grado di sovrapporsi alla propria coscienza e che cos'era in quel momento in cui si poneva la domanda che persisteva nonostante l'idea che in qualche modo fosse superato. Invece non era superato, era semplicemente rimosso. E questo gli ha dato il là a partire dal 71 su quello che poi è stato il lavoro sull'ideologia. Ma su questo vorrei lasciare spazio a Laura. Grazie anche a Rita Parlamante per la testimonianza. Laura Cherubini, critico d'arte, insomma, voce sicuramente di riferimento nel panorama internazionale e curatrice della mostra di cui abbiamo già parlato a Castelbasso. Allora, innanzitutto grazie a Germana Galli e Antonella Muzzi per l'invito e per avere fatto un bel numero della rivista in occasione della mostra di Castelbasso e per averci riportato qui, dove in qualche modo, come dire, tutto è nato, tante cose sono nate. Grazie a Marco Brandizzi perché ho veramente apprezzato il suo intervento che non è stato un intervento solo da direttore, è stato un intervento da artista, diciamo, quale Marco è, e appunto per avere ricordato come Fabio ha interpretato l'estetica della sperimentazione come luogo di produzione. Questo è un fatto molto importante e Fabio tra l'altro era molto fiero di insegnare non estetica ma estetica della sperimentazione. Qua con Marcello, con Giancarlo ce lo ricordiamo e con tutti, con Ivan e con tutti gli altri nostri studenti che stanno qua, che ho visto qua, che mi ha fatto tantissimo piacere vedere. Estetica della sperimentazione. L'Aquila era un'accademia sperimentale e mi sembra che anche si stia mantenendo tale, diciamo, no? È nata come accademia sperimentale e qua sono passati veramente
insomma aprì con grandi artisti, oltre a Mauri qua c'è stato Ceroli, Scheggi, Marotta è stato anche direttore, c'è stato Carmelo Bene per il teatro, gli storici dell'arte erano Lorenza Trucchi, Achille Bonito Oliva, Augusta Monferini, c'è stato Sanguinetti, c'è stato Bussotti per la musica, cioè L'Aquila ha aperto con una forte impronta sperimentale e comunque questa impronta, diciamo, in qualche modo è stata portata particolarmente avanti da Fabio, ma comunque si è mantenuta sempre. E ringrazio tra l'altro Osvaldo Menegaz per aver ricordato, non solo per questa bella mostra che ho fatto insieme a Castelbasso, oltre a altre che anche abbiamo fatto insieme a Castelbasso, come Carla Accardi, che poi abbiamo portato in giro in Europa, e anche Mimmo Paladino e tante, una mostra sugli anni 60 a Roma in cui era già presente, diciamo, era presente il lavoro di Fabio Mauri insieme agli altri, ma anche per avere ricordato Tullio Catalano, che anche appunto ha insegnato qua e che è stato un personaggio molto importante. Tra l'altro io non vedo bene perché le cose mi scorrono alle spalle, però a parte così una, diciamo, bellissima, un bellissimo insieme di immagini messe insieme appunto dallo studio Mauri, che raccolgono le parti salienti del percorso di Fabio, i suoi lavori più importanti, più significativi, ci sono, dovrebbero essere passate anche delle immagini della mostra che abbiamo montato io e Ivan nello bellissimo spazio di Palazzo De Santis a Castelbasso, e dove c'era un lavoro anche molto bello che era stato fatto da Fabio proprio per gli uffici di immaginazione preventiva, che era questa, diciamo, questo format nuovo, diverso, che proprio Tullio Catalano e altri avevano messo in piedi, no? Quindi insomma qua è passata tanta sperimentazione, ci sono tanti nostri allievi che sono diventati artisti, che sono stati allievi di Fabio, e mi ha colpito una cosa che ha detto Ivan, che seguire una lezione di Fabio Mauri non era facile, era difficile, perché era, comunque vedo che Marcella anche Licia fanno così con la testa, perché era complesso. Fabio era complesso, Ivan l'ha accennato prima, Caroline Christoph l'ha detto la settimana scorsa a Milano al Teatro Parenti presentando il libro di Giacomo Marramao su Fabio Mauri, io lo presenterò il primo dicembre al Teatro Il Vascello a Roma. Fabio ha pagato molto l'essere considerato, ha pagato il suo statuto intellettuale, dava anche fastidio un po' questa cosa, diciamo, no? Allora mi ricordo a difenderlo, io dico, c'eravamo le critiche ragazzine, cioè io, Caroline, Miriam Mirolla, Francesca Alfano Miglietti, noi eravamo innamorate del lavoro di Fabio Mauri, contavamo poco, diciamo, eravamo ragazze, e i grandi soloni della critica d'arte dicevano: ma non è nemmeno un artista, è un intellettuale, cioè come se le due cose fossero, diciamo, in contrapposizione. E noi diciamo: ma come, ma perché? Qua tra l'altro vedo Maria D'Alesio, che mi fa molto piacere perché secondo me è una studiosa che ha scritto tra le cose più belle su Fabio Mauri, tra le cose più interessanti, e insegna qua all'Aquila, e tutti possiamo testimoniare che Fabio non era abbastanza compreso, il suo lavoro non era correttamente valutato, anche perché era molto avanti. Solo adesso si comincia a comprendere la vera portata del lavoro di Fabio Mauri, che è veramente straordinaria. Allora, diciamo subito alcune cose. Fabio Mauri, gli esordi di Fabio Mauri avvengono a metà degli anni 50 e senza disperderci in tante piccole cose, ricordo che la sua prima personale alla Galleria Aureliana a Roma nel 55, prima ancora che venisse
ad abitare a Roma, perché è venuto l'anno dopo ad abitare a Roma, anche se lui a Roma era nato nel 26, però poi per varie vicissitudini di famiglia aveva studiato a Bologna, dove si crea una situazione molto importante, perché Fabio studia a Bologna e chi sono i suoi amici, chi sono i suoi compagni di studi? Sono Francesco Leonetti e Pierpaolo Pasolini. Insieme fondano addirittura quella che Fabio definiva una rivistina, ma Fabio c'aveva tipo 13 anni, una cosa del genere. Cioè, Leonetti e Pasolini poco di più, fondano una rivista che si chiama Il Setaccio. Cioè, da lì nasce tutto un clima, un fervore intellettuale, un fervore culturale. Tra l'altro, ricordiamo che sarà proprio con questi amici che Fabio nel 38 andrà a Firenze per questa grande festa della gioventù, diciamo, organizzata in occasione della visita di Hitler in Italia, e sarà quella festa di cui si ricorderà per poi mettere in scena la sua prima grande performance, che cos'è il fascismo. E quindi c'è tutta una, diciamo, una formazione culturale di Fabio, che poi Ivan ha descritto molto bene, proprio l'ambiente familiare, che era di una famiglia molto colta e molto stimolante. Per esempio, Fabio mi raccontava sempre che a casa loro a Bologna si riunivano comunque tutti gli amici, che Pasolini passava tutte le domeniche da loro, che tutti volevano andare a casa sua perché sua madre era la donna più spiritosa del mondo e gli amici si divertivano un sacco. Quindi c'era questo clima che aveva respirato in famiglia e che poi ha messo a frutto dopo. Nelle prime mostre lui presenta questo linguaggio fortemente espressionista, sia nella pittura che nel disegno. Questa non è una cosa superflua per dire ah, ma quello ha iniziato così, eccetera. No, è una cosa fondamentale, perché per Fabio per tutta la vita l'espressionismo resterà un problema, uno dei problemi fondamentali dell'arte. Tant'è vero che darà vita a una performance di cui, se non sbaglio, anche Ivan è stato protagonista, che si chiama proprio L'Espressionista, e che consisteva in uno studente, un giovanissimo artista, che vestito da sciatore con gli sci ai piedi si aggirava nelle sale di un museo disegnando alla maniera espressionista e abbandonando i disegni agli spettatori, diciamo al pubblico. E perché l'espressionista? Perché questo linguaggio che dall'inizio Fabio affronta? Perché per Fabio l'Europa parla ancora espressionista, noi parliamo espressionista, disegniamo in modo espressionista, il cinema ha avuto una fortissima impronta espressionista, e soprattutto mi ricordo che una volta, perché poi la voce di Fabio era eccezionale, l'ha ricordata Giacomo Marramao a Milano la scorsa settimana, io ogni tanto per illudermi di risentirla telefono ad Achille Mauri perché ha la stessa voce, era fantastica, ma Fabio aveva anche una gestualità quando parlava. Mi ricordo che fece un gesto, mi disse: ma Laura, dovunque si esce dal quadro, così, facendo così con la gamba e col braccio, dovunque si esce dal quadro c'è espressionismo. E quindi mi disse, e io ho imparato, tutta la performance è puro espressionismo, tutta l'arte di performance è puro espressionismo. Quindi questo è già l'impostazione, diciamo, del lavoro di Fabio. Poi Fabio, allora dobbiamo anche immaginarci che cos'era Roma allora, non era la città che vediamo adesso nei reportage televisivi, era una città molto viva, molto, molto, molto interessante, culturalmente molto valida.
C'erano delle gallerie pazzesche, c'era la tartaruga di Plinio De Martis, di cui Leanna Sonnabend mi disse: Laura, ma per noi non solo in Italia ma anche in Europa esisteva una galleria sola, la tartaruga di Plinio De Martis. E c'era la salita di Gian Tommaso Liderani, e c'erano delle gallerie che erano state molto importanti. C'era l'Appia Antica, che si credeva diretta dal grande poeta e intellettuale Emilio Villa, in realtà non era diretta da Emilio Villa. Cioè, io e Maria D'Alesio abbiamo fatto un sacco di ricerche d'archivio nelle case, nelle biblioteche, negli archivi, per ristudiare le mostre di allora. C'era l'Appunto, la famosa galleria L'Appunto, dove fanno la loro prima apparizione, un gruppo che ora sembra eterogeneo, invece allora era molto coeso, cioè Angeli, Schifano, Festa, Uncini e Lo Savio. Emilio Villa dirigeva invece la rivista Appia Antica, su cui fece un bellissimo pezzo su Fabio Mauri, pubblicando uno dei suoi schermi con la scritta The End. Ora, Fabio Mauri, in questo clima così, diciamo, fertile, così fervido, si orienta su due binari paralleli. Da una parte, diciamo, lavora sul fumetto. C'è anche da dire che, appunto, abbiamo sentito da Iva la storia della famiglia. La famiglia, tra le altre cose, distribuiva alcuni fumetti americani, Flash Gordon per esempio, no? E quindi Fabio si orienta su questo lavoro sul fumetto, come ha chiarito Caroline Christoph con anticipazione rispetto anche alle ricerche americane, anche di Lichtenstein per esempio. Caroline ha proprio comparato le date in cui per la prima volta gli artisti americani si rivolgono al fumetto, e vede che oggettivamente Fabio quella via lì l'ha precorsa, come tante altre cose poi, no? E anche parallelamente a questo lavoro sul fumetto, ha un lavoro anche molto precoce, che non poteva nascere se non nella Roma di quegli anni, sull'oggetto. Per esempio c'è questo lavoro bellissimo, importantissimo di Fabio Mauri, che è questo cassetto pieno di oggetti quotidiani, il pacco di pasta, il lucido da scarpe, eccetera, eccetera. Un cassetto di una dispensa di una qualunque casa italiana. Ecco, questo cassetto, invece che inserito orizzontalmente in un tavolo, viene, come dire, montato verticalmente a parete, diventa un quadro, diventa un'opera. Certamente sintonia con le ricerche, ma anche anticipazione per certi versi rispetto alle ricerche americane di quegli anni. Nello stesso tempo, però, perché Fabio è stato sempre molto complesso e il suo lavoro è stato sempre molto ricco, anche, come dire, non ha mai seguito strade precostituite, è sempre andato, diciamo così, ha sempre avuto una grande invenzione, una grande originalità nel lavoro. Fabio pratica un filone completamente diverso. Questo è il filone, appunto, dell'immagine, dell'oggetto, della civiltà dei consumi. In parallelo, su un altro binario, Fabio pratica il monocromo, che è un'istanza molto sentita nell'arte di allora in tutta Europa, ma in particolare in Italia, in particolare a Roma, perché monocromi in qualche modo sono anche i quadri col velatino di Franco Angeli, perché monocromo è Schifano all'inizio, perché monocromo è Tano Festa all'inizio, anzi Tano Festa con A Raffaele, che era il nome della giovane amante di Sandro Penna, fa anche del poeta Sandro Penna. Allora artisti, poeti, pittori erano tutti insieme, c'era un clima di scambio, non era il clima così di tavolini separati che c'è ora, si viveva insieme.
Monocromo era un cinque cementi, Monocromo era lo savio nei filtri e nei dipinti, rigoroso e Monocromo, ma il fratello e non fratellastro Fano Festa lo era altrettanto in quegli anni. Monocromo era il retro d'affiche di Rotella, perché Rotella, che è, come dire, il più fantasmagorico artista della vita urbana, dell'iconosfera urbana, con questi, ripetendo questo gesto automatico del passante che straccia il lembo di un manifesto e scopre il palinsesto sottostante, e quindi, diciamo, con la tigre, la Marilyn, tutte quelle immagini lì, le immagini, i manifesti del cinema. Quando fa il retro d'affiche è monocromo perché prende il palinsesto ma lo rovescia, lo prende dal retro, prende la colla, e quello è monocromo. Allora, in quegli anni questa istanza era fortissima, però Fabio la pratica in un modo diverso da tutti. Per Fabio il monocromo, e qua l'abbiamo visto passare prima, io ripeto che vedo male, però questo l'ho visto, è passato il primo schermo di Fabio Mauri, cioè lo schermo del 1957, quando Fabio, con il semplice gesto di, come dire, apporre una cornice di nero a una superficie bianca, crea il primo monocromo, che però chiama schermo. Allora capite che è un gesto forte, cioè lo schermo è una cosa, è qualcosa di più del monocromo, è qualcosa di diverso, è la coscienza, e Fabio lo capisce in modo lampante, lo capisce in modo immediato, lo capisce prima di tutti, che da lì in avanti, attraverso il cinema, la televisione e poi il computer, tutta la nostra vita passerà attraverso uno schermo. Questo è una scoperta formidabile. Non solo, ma a un certo punto ci siamo resi conto, mentre con Andrea Vigliani montavamo la grande mostra che abbiamo fatto 2 anni e mezzo fa al Madre di Napoli, che rovesciando questo monocromo, Fabio, era previsto anche che potesse essere non solo orizzontale ma verticale. È esattamente un iPhone quello schermo lì, cioè c'è una capacità di prevedere i format della nostra vita futura che è veramente molto sorprendente in un artista di quella generazione. Quindi grande fervore a Piazza del Popolo, grandi lavori anche anticipatori di fatti internazionali, clima felice degli anni 60, come dice Tano Festa. A un certo punto arriva la doccia fredda. Che qual è la doccia fredda? 1964, molti di questi artisti vanno in Biennale, felici di portare il loro, finalmente in questa grande vetrina di Venezia, dare una grande visibilità al proprio lavoro, e lì quell'anno c'è lo sbarco in grande stile della pop art, orchestrato da due grandi, grandissimi registi, l'italiano Leo Castelli e la rumena Ileana Shapira Sonnabend, europei quanto altri mai, che però hanno creato l'arte contemporanea in America, e loro avevano organizzato una grande mostra parallela al padiglione americano, al consolato americano. Quindi questo lancio in grande stile, questo sbarco a Venezia, in Laguna, lancia la pop art nel mondo, ne fa il linguaggio egemone, ne fa il linguaggio dominante. A chi verrà dato il Gran Premio della pittura? A Robert Rauschenberg. Ma i quadri di Rauschenberg stavano al consolato americano. Qua c'è tutta una disputa che non voglio aprire, se no io e Maria ci mettiamo in archivio per 30 anni. Però c'è una disputa se i quadri di Rauschenberg fossero tutti al consolato americano o se ce ne fossero almeno una parte, 2, 3, forse 4, al padiglione.
Fatto si è che il premio si poteva dare a chi aveva il suo lavoro esposto al padiglione, questo era il regolamento della Biennale. E allora che succede? I Marines si caricano, perché è una parola sbarco, io mi ricordo i racconti che Fabio mi faceva di questo fatto, e anche Marotta, e i Marines si caricano le opere di Rauschenberg a spalla, le portano al padiglione affinché Rauschenberg possa avere il gran premio della pittura, il Leone d'Oro ce l'ha, la Pop Art ha vinto, l'America ha vinto, noi tra l'altro avevamo anche perso la guerra, quindi insomma non è che eravamo proprio in una situazione. E Fabio Fiacquella racconta così, cioè, tutti erano contenti, tutti dicevano, tutti i miei amici artisti di Piazza del Popolo dicevano: ah, vedi, il nostro lavoro finalmente è riconosciuto, adesso tutti capiranno quello che stiamo facendo finalmente. Dice, io no, io pensai che fosse una Pearl Harbor con tono drammatico, e proprio, cioè, e in qualche modo era una Pearl Harbor. Allora lui cosa fa? Si ritira, per parecchi anni non espone quasi più, a parte alcuni episodi, pile a luce solida, cinema a luce solida, straordinari, inizia la riflessione sulla solidificazione del raggio luminoso, una riflessione straordinaria, e di cui noi tra l'altro a Castelbasso abbiamo presentato esempi inediti, e anche la Luna al Teatro delle Mostre da Pino De Martis alla Tartaruga, che è questo grande ambiente in cui si poteva affondare camminando nel perlinato di polistirolo, provando la sensazione che da lì a un anno avrebbero provato gli astronauti scendendo sulla Luna, e facendo, come dire, entrare dai due oblò ovoidali il chiaro di luna, quel chiaro di luna che Marinetti voleva uccidere. A parte questi episodi, Fabio non espone poco, si ferma, però non si ferma, prende una pausa di riflessione che lo porta a riflettere e lo porta a cercare di individuare che cosa era veramente europeo, perché Fabio dice: non è che noi ci potevamo contrapporre alla Coca-Cola di Warhol col fiasco di Chianti, perché è un'altra cosa, che magari è anche più buono qualitativamente, ma non ha la stessa forza di impatto a livello massmediale, diciamo. E quindi che cos'è che era prettamente europeo? Che cos'è? Su questo che riflette Fabio in quegli anni. Si prende tanti anni di riflessione, ci lavora con la mente, alla fine lo trova, non è un oggetto, non è una cosa, è un fatto mentale, è un assetto mentale, è una forma mentis, è l'ideologia, quell'ideologia di cui prima parlava Ivan. Allora questo è, diciamo, specificamente europeo, e su questo lui vorrà lavorare, proprio a verificare quella coincidenza o no con la realtà e con la verità di cui parlava Ivan prima. In realtà, mentre Ivan parlava, mi è venuta in mente una cosa. Lui che cosa fa? Qual è il lavoro che Fabio fa sull'ideologia? Fabio decostruisce l'ideologia, questo è il lavoro. E è lo stesso lavoro che fa col cinema. Lui è uno dei primi al mondo a lavorare sul tema del cinema. Poi diremo appunto, adesso io tra l'altro se parlo troppo ditemelo, perché passo la parola, poi magari riprendo, perché io alla fine apro 3.000 parentesi e parlo sempre troppo. Ma lui è uno dei primi a lavorare sul cinema, già l'idea di schermo, poi farà il lavoro delle, poi il cinema a luce solida, poi farà il lavoro sulle proiezioni, poi appunto addirittura getterà addosso a Pasolini il suo film Il Vangelo secondo Matteo, trafiggendolo con il suo film, investendolo con il suo film. Tutto un lavoro incredibile sul cinema che ha fatto per tutta la vita, fino ad ultimi lavori. Ma Fabio anche lì va a decostruire, tant'è vero che quando c'è la grande mostra McShine
cura la grande mostra a Los Angeles per il centenario del cinema, invita due suoi italiani, Fabio Mauri e Mimmo Rotella. Mimmo Rotella perché appunto con il gesto di strappare il manifesto decostruisce l'immagine del cinema, perché il concetto di Magshine, di fondo, della mostra era quello di smantellare la fabbrica delle immagini. E quindi Rotella, per questo gesto meccanico, ma che in un certo senso è anche più ovvio, diciamo così, tra virgolette, mentre Fabio Mauri va proprio, come dire, a decostruire, ad analizzare, a decostruire con spirito profondamente critico l'operazione del cinema e quindi lo schermo, e quindi lo schermo su cui cominciano ad apparire immagini, perché lo schermo è un campo vuoto che in attesa di ospitare un'immagine, anche di immagini cinematografiche come il Frank Sinatra che esponemmo a Castelbasso alla mostra degli anni 60 per esempio, e poi il lavoro Salmo Rosso sul regista Miklos Janso, il Vangelo secondo Matteo su Pierpaolo Pasolini e via via le varie proiezioni, l'Alexander Nevsky di Eisenstein sul secchio di latte, West Front di Pabst sul ventilatore, sempre supporti in movimento oppure su corpi, Pasolini, Miklos Janso, ma anche ragazzi e ragazze che prestano il loro corpo alla proiezione di La Giovanna d'Arco di Marc de Gastin e Viva Zapata e fino allo scasso della Nuova Pesa, della parete della galleria La Nuova Pesa, mettendone a nudo i fili e le tracce interne, quasi un corpo scarnificato, messo a nudo, mostrato fino, come dire, nelle parti interne e su cui viene proiettata la ballata del soldato di Grigori Ciucrai. Allora c'è un lavoro sul cinema incredibile, ma è anche quello un lavoro di decostruzione. Quindi Fabio, insomma, questa operazione che Magshine apprezza molto, tra l'altro fa un discorso bellissimo su Fabio in questo documentario di Sky che consiglio di vedere, è molto molto bello, fatto molto bene. Questa operazione di analisi, di decostruzione, di smontaggio e rimontaggio è come l'operazione che farà con Linguaggio e Guerra, le immagini di guerre di tutto il mondo, no? Noi abbiamo sentito Papa Francesco che parlava di terza guerra mondiale a pezzi, ma Linguaggio e Guerra, a parte la perentoria affermazione Linguaggio e Guerra, perché il linguaggio è conflitto sempre, ma cos'è se non la guerra universale a pezzi? È la guerra universale fatta a pezzi, a frammenti, e giustapposta, noi a Castelbasso l'avete vista passare prima, l'abbiamo montata nella sala all'ultimo piano, dove questo montaggio si deve fermare laddove c'è una finestra, fermare laddove c'è una porta, proseguire e finire quando finisce l'ambiente, cioè assumere le dimensioni di una stanza, assumere le dimensioni del luogo. Ma anche lì è uno smontaggio o rimontaggio, cioè Mauri smonta, come dire, l'ordine della guerra e lo ricompone, ne svela il disordine e lo ricompone in un nuovo ordine. Ecco, io non lo so se ho parlato troppo e se volete che proseguo o se magari... Allora, magari... Cerco di dire cosa fa Fabio quando scopre l'ideologia. Fabio crea a quel punto una grande innovazione, oserei quasi chiamarla una rivoluzione, nel campo del linguaggio che ha scelto, perché Fabio ha praticato tutti i linguaggi, ha mescolato anche i linguaggi, però c'è un linguaggio in cui è stato particolarmente innovativo ed è quello della performance.
inventa la performance complessa. Lui viene chiamato nel 71, viene chiamato da Giorgio Pressburger all'Accademia di Arte Drammatica Silvio D'Amico di Roma, e negli studi Safa Palatino, erano studi cinematografici, mette in piedi una grande operazione con gli studenti appunto dell'Accademia d'Arte Drammatica, poi dopo saranno sempre invece i suoi studenti, in quasi tutte le occasioni, i suoi studenti dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila. Che cos'è il fascismo? L'abbiamo accennato prima, si rifà a questa festa a cui lui partecipò con Pasolini, Leonetti, gli amici bolognesi. E che cos'è il fascismo? Lui una volta, che una delle tante volte che l'avevo invitato a parlare ai miei studenti a Brera, la descrisse così: c'è una grande bellezza perché se la mela non fosse la più bella, Biancaneve non addenterebbe la mela avvelenata. Cioè, che cos'è il fascismo? È una mela avvelenata, ma è una mela talmente bella che tutti l'addenterebbero, e che infatti molti l'hanno addentata. Peccato che si muore, perché alla fine che cos'è il fascismo? Si sente il rumore del bombardamento. Allora, ci sono questi giochi ginnici bellissimi, queste divise di grande eleganza, ci sono le tribune che seguono il sistema delle corporazioni messo in atto dal fascismo in economia, su cui siedono appunto i rappresentanti delle varie corporazioni. Lui aggiunge una tribuna che è quella per gli israeliti, contrassegnata dalla Stella di Davide, e poi a quel punto, però, mentre c'è questa disputa anche filosofica con questi giovani, che poi Fabio in fondo in tutto il suo lavoro ha parlato della gioventù, ha parlato sempre di questo tema dei giovani, di come i giovani fossero diventati carne da macello per tutte le ideologie, per tutte le dittature, per tutte le guerre. Questo fino al lavoro del 96 del muro di valigie con le valigie cinesi dedicato ai giovani di piazza Tiananmen, dove da una parte c'è uno dei giovani manifestanti uccisi, dall'altra, ed è quasi identico, c'è uno dei giovani soldati. Avevano la stessa età e venivano usati allo stesso modo dal potere. E quindi alla fine ci bombardano, diceva Marco Carlone, uno dei nostri studenti che faceva la performance, e alla fine ci bombardano, e vabbè. E quindi che cos'è il fascismo? Finisce così. Nello stesso anno, però, nello stesso momento, lui presenta una performance completamente diversa, una performance non della moltitudine ma della solitudine, una performance melanconica, profondamente melanconica, che è Ebrea, dove una giovane ragazza con la Stella di Davide sul braccio, il numero sul braccio, si taglia i capelli con una macchinetta e li appiccica su una nuova forma di schermo, che è lo specchio di un armadietto, a formare appunto questo segno di identità, la Stella di Davide. Intorno è circondata, non in tutte le edizioni di Ebrea sono stati presenti tutti gli oggetti, a volte ci sono stati, a volte solo alcuni, a volte tutti, una serie di oggetti che simulano una provenienza umana, oggetti, un macabro campionario di oggetti, dove secondo me Mauri fa una delle cose più interessanti di tutto il suo lavoro, cioè fa una critica feroce, corrosiva, anche se non esplicita, non del tutto esplicita, al design moderno. È una critica ferocissima. E bisognerebbe studiarlo molto, il rapporto di Mauri col design, perché è molto interessante, potrebbero venire fuori cose molto interessanti secondo me. Dopo si susseguono le performance, Ideologia e Natura è una giovane in divisa da giovane italiana, le divise che abbiamo già imparato a conoscere, che cos'è il fascismo.
la quale si spoglia di questi indumenti eleganti, ordinati, e quindi si spoglia in qualche modo dell'ideologia e rimane a corpo nudo. Fabio mi aveva spiegato che era la resistenza, la resilienza che il corpo nudo opponeva a questa cappa ideologica che veniva calata, diciamo, dal regime sulla gioventù, e poi si riveste con le calze a schimbescio, tutta in disordine, cioè l'ideologia apparentemente ordinata cela un grandissimo disordine, ma per fortuna c'è il corpo, la natura. Infatti all'inizio l'opera si chiamava Natura e Cultura, poi è stato trasformato il titolo in Ideologia e Natura, e oppone questa resistenza, questa dura resistenza. Si susseguono le performance, si susseguono altri lavori molto importanti di Fabio. Tra l'altro prosegue sempre questo fiume sotterraneo del disegno che accompagna tutto il suo lavoro, e voglio citare solo come ultima cosa, perché poi insomma ci tengo molto a sentire Marcello e Giancarlo, che sono stati così vicini a Fabio in questa accademia e anche fuori, e che Fabio stimava moltissimo, ambedue, che cos'è la filosofia? Heidegger e la questione tedesca, concerto da tavolo. Allora, innanzitutto questo tavolo, ricordiamoci che in tutte le performance di Fabio c'è qualcosa a terra, o c'è il grande tappeto, quasi palco, c'è sempre la contaminazione tra l'elemento tappeto, tavolo, palcoscenico. Tant'è vero che in Che cos'è la filosofia, Heidegger e la questione tedesca, il tavolo è un palcoscenico, l'azione si svolge è una grande invenzione scenica. Noi spettatori eravamo seduti intorno al tavolo. Alcune ragazze, in divisa da kellerine, ci servivano birra, crauti e salsicce. Sul tavolo, poco più in là del cibo, dice Fabio nel testo che per la prima volta sale a leggere dopo la prima edizione di questa performance, è stata all'Aquila, al quarto di Santa Giusta, diretto da Enrico Sconci. Io le ho viste tutte, la mia performance preferita di Fabio, l'adoro, e tra l'altro raccontavo stamattina a Germana Galli, venendo qua, che Fabio ne voleva fare, e Marcello e Giancarlo se lo ricorderanno, voleva farla qui in Accademia con il tavolo sospeso sullo scalone di Portoghesi, quello che i portoghesi chiamano lo scalone borrominiano, che sarebbe stato formidabile. Io comunque questa cosa prima o poi, prima che crepo, me la devo realizzare questa cosa qua, perché era un'idea veramente meravigliosa di sospendere il tavolo. Su questo tavolo, quindi davanti ai nostri occhi, ma anche vicino alle nostre bocche, alle nostre forchette, ai crauti, ai giuster, eccetera, c'è tutta un'altra scena. Siamo circondati da due Germanie diverse, una taverna, una birreria, e invece sopra una casa altoborghese elegante, con arredi eleganti, donne molto belle, vestiti elegantissimi, e il filosofo Heidegger, impersonato dal filosofo Giacomo Marramao, con il quale Fabio aveva preparato a lungo la performance. Ne avevano discusso tantissimo, avevano discusso quale testo scegliere di Heidegger, e sostituito in alcune, diciamo, edizioni anche a Kassel dopo la prima, da un altro nostro ex studente, Orly Grunert. Su questo tavolo si svolge il giro di valzer di Heidegger con la borghesia. Heidegger aderisce al fascismo e Fabio vuole capire perché. Non scelgono con Giacomo i testi più ovvi, in cui l'adesione al nazismo si fa più evidente.
vanno nel cuore della filosofia di Heidegger, a cercare lì le radici. Questo è il punto. E allora, perché l'Europa parla ancora tedesco e parla la stessa lingua, parla tedesco, il bene e il male parlano la stessa lingua. Questo è, diciamo, il significato della performance. E vengono lette le poesie, cioè è tutto alto, è tutto colto, come in che cos'è il fascismo, è tutto bello, è tutto elevato, ma è proprio questa elevazione che nasconde quello che succederà poi. A un certo punto, e l'abbiamo esposta a Castelbasso, Fabio rielabora l'immagine iconica di Elisabetta Catalano di Ebrea e la pone quasi come nume tutelare, ad aleggiare su un consesso di gerarchi nazisti che circondano Hitler. Ma sapete che titolo gli dà? Brava gente. Cioè, questa brava gente è quella che ha mandato a morire ragazze come quella lì. Questo ci sta dicendo Fabio. Allora, io ricordo che una delle ultime mostre di Fabio, forse l'ultima personale, è stata questa personale dalla Martano. Abbiamo fatto questo libretto, si chiamava L'Insolubile, e lui aveva progettato, lui aveva già fatto il lavoro degli Zerbini. Gli Zerbini verranno presentati a Kassel in una sala straordinaria che li mette a confronto con gli Kassel diretta da Caroline Christoph Bagajev, che li mette a confronto con gli schermi, e si capisce che è lo Zerbino l'ultima forma di schermo, con delle frasi bellissime. Per esempio, l'universo come l'infinito lo vediamo a pezzi, è come il linguaggio guerra, no? La guerra la vediamo a pezzi, però. Il primo Zerbino era stato presentato da Sauro, alla galleria Sauro Bocchi, poi c'era stato lo Zerbino armeno per una mostra all'Isola degli Armeni a Venezia, e alla mostra della Martano viene ripreso questo. Le frasi sono straordinarie, vedrete alla fine del filmato, vedrete su quale Zerbino si chiude il filmato, con una frase molto indicativa che dice: forse l'arte non è autonoma, forse l'arte non è autonoma, quello che ha cercato di dirci Fabio tutta la vita. Fabio ha sempre detto, piano piano io ho cercato di insinuare, che l'arte era un contenuto, cioè che l'arte non era solo forma, che l'arte non era autonoma, perché comunque parlava del mondo. E allora uno di questi Zerbini, L'Insolubile, era il titolo di questa piccola mostra in questa galleria di Torino, Galleria Storica di Torino. L'Insolubile allude a qualcosa che non ha soluzione. Urbani lo chiama il rebus dello Zerbino, ma L'Insolubile allude anche a un nucleo che non si può stemperare, a qualcosa che non si può sciogliere, che non si può dissolvere. Resta un nucleo insondabile, questo è anche il senso dell'insolubile. E però lì c'era un altro lavoro a terra, che era un'immagine che Fabio aveva sempre amato, che era una scenografia di Erwin Piscator, che è il teorico del teatro politico, quindi immaginatevi come ci sta bene in questo contesto. Fabio mi aveva detto una frase che poi qualcuno zelantemente ha corretto per la grammatica, ma io invece la voglio ridire proprio per come lui l'aveva pronunciata, perché io non è che ci arrivo, io ci parto dal teatro, così l'aveva detta. Ed è proprio qua il punto, perché come diceva Fabio, il suo è un teatro che non è teatro. Ah, ma c'era una terza opera che era stata progettata a terra, perché questa adesione alla terra era importante per Fabio. La terza opera, Fabio purtroppo aveva saputo da poco che forse non ci sarebbe più stato di lì ad alcuni mesi, che forse non avrebbe visto Documenta. E
voleva scrivere a terra, aveva definito un tappeto di parole. Fabio Mauri è di là. Poi non è stata realizzata, forse gli è sembrata un troppo scoperta, però il progetto era molto bello. La mostra Fabio era già a letto, aveva la maquette sulle ginocchia quando ne discutemmo, io ero andata a trovarlo, e però la maquette, cioè queste straordinarie maquette realizzate da Claudio Cantegna, che lui è allievo in questa accademia, con Marcella Campitelli, con Ivan, e aveva preparato la maquette, la mostra comunque era perfettamente progettata, non potevi venire a Torino, andammo io e Piera, però la mostra era perfettamente progettata, eliminò quest'opera, che però era un'idea molto bella, era un tappeto di parole, la scritta era Fabio Mauri è di là. E io dissi, ma Fabio, cosa intendi con questa frase? Se Fabio Mauri non è qui, ma è di là, è sempre molto vicino. Fabio Mauri è di là. Raccontato questa città dopo il 2009. Esatto. Giancarlo Gentilucci, per Arte e Spettacolo, direttore anche del Teatro Nobel per la Pace, soprattutto la tua esperienza con Fabio Mauri. Intanto sono contento di essere qui perché insieme alla Contestabile siamo stati i bambini che hanno fondato come studenti questa accademia. Io ero numero 17, non so lei. E poi ci siamo ritrovati a essere, c'erano dei concorsi, delle cose, ad essere i più giovani insegnanti a vincere l'incarico in questo istituto. Dopo un po' di anni arrivò l'istituto, tra l'altro che l'arrivo di Fabio andò anche a completare per l'importanza che aveva avuto proprio per la qualità dei docenti, cioè questo è un istituto, come dicevano i nostri amici, che fondava la propria identità sulla sperimentazione, sul contemporaneo, e c'erano figure di allora veramente importanti e generose, perché noi abbiamo avuto proprio fortuna, abbiamo avuto dei docenti generosi, tutta questa generosità poi l'abbiamo ritrovata in Fabio, che nonostante fosse più giovane di noi come insegnante, in realtà arrivò qui e iniziò a mettere in atto una serie di meccanismi che ci trovarono anche impreparati per alcuni versi, perché le sue lezioni erano molto importanti, complesse, faticose. Ma quello che ha colpito almeno me e poi mi ha legato per tanti anni a Fabio è stata la sua capacità di mettere in gioco se stesso con l'identità dello studente che aveva davanti. Cioè lui nei vari allestimenti ha avuto proprio la capacità di interpretare il suo interprete, cioè lui usava i ragazzi e nello stesso tempo mediava con loro le sue idee e aveva delle sollecitazioni, delle informazioni che altrimenti non avrebbe mai potuto avere e le usava. Infatti vediamo che lo stesso personaggio, quando l'ha fatto uno studente, pur non cambiando nulla, cambiava perché c'era questa presenza, l'identità dell'interprete che andava a essere così presente nella partitura dello spettacolo. Vedo qui Claudia Di Domenica, che è stata una figura nel podio di comando, perché la cosa che non abbiamo detto è che in questa storia del fascismo c'era un podio e già lui usava tutto quello che è stata la comunicazione, cioè c'era una persona che dava i tempi e le regole un po' come avviene adesso con la pubblicità.
il fascismo ha avuto questa grande capacità di usare la comunicazione, di inventare nuovi metodi, nuove cose, ed è riuscito in qualche modo, lo stiamo vedendo anche in questi giorni, di gestire la personalità dei propri elettori. E questo poi ha portato da una parte alla guerra. Speriamo che qui invece noi ne usciamo da questa storia del quotidiano attuale, ne usciamo vivi, ma è stato molto importante perché lui, attraverso questi allestimenti, gli studenti, gli interpreti, ma anche il pubblico diventavano elementi performativi. Cioè noi quando che cos'è il fascismo? È un impianto abbastanza semplice, è a terra, c'è una grande svastica, c'è... La cosa impressionante è che da spettatore tu vivevi, ma diventavi anche interprete di quello che stava accadendo. Ed è una delle prerogative che lui usava, non so se coscientemente, però questo avviene lì, avviene in... Ai leggere della questione tedesca, spettacolo che poi, come dire, è stata la prima opera rimessa dopo che Fabio non c'era più, e l'hanno affidata indegnamente a me, e la mia premura è stata quella di tentare di essere fedeli a quelli che erano i pensieri che per tanti anni e le soluzioni che avevamo trovato. Quando uno spettatore partecipava a queste azioni, anche in Heidegger alla questione tedesca, si sedeva in un luogo e quel mangiare, che non era generosità per alimentare lo spettatore, ma era anche per comprometterlo all'interno di questo sistema spettacolare, che non era spettacolo, era in realtà un gesto politico di appartenenza proprio performativa alla costruzione del pensiero che era dietro a questo tipo di scelta che lui aveva fatto nel testo e nella messa in scena. Lo vediamo persino quando abbiamo fatto i vari allestimenti di Gran Serata Futurista. Lui aveva bisogno di questa struttura del teatro all'italiana perché il pubblico in molte parti dello spettacolo viene aggredito dai futuristi o da chi combatteva i futuristi, e il pubblico si trova ad essere partecipe, perché se uno guarda, come dire, nascosto in un palco questo spettacolo, si accorge che anche gli spettatori stanno partecipando all'evento, che non è solo una ricostruzione storica, ma è una posizione sociale e culturale che lo spettatore si trova ad avere. Lui ha sempre lavorato su queste cose, almeno per quello che mi appartiene, e ha sempre fatto richieste, come dire, strampalate, perché ti chiedeva sempre qualcosa che non era risolutivo, ma voleva capire attraverso anche il dialogo, le proposte su, come dire, sulla costruzione di oggetti, di costumi, eccetera. Voleva sempre che ci fosse una parte fragile, cioè nonostante l'iperrealismo, la perfezione e tutto, però ogni opera c'ha sempre qualcosa che ti attrae perché crea una tensione dove tu cerchi qualcosa, avverti che c'è qualcos'altro ma ti sfugge continuamente. Ecco. Poi aveva questa manualità, come dire, greve, cioè prendeva le cose, se non otteneva il risultato immediatamente buttava via tutto. Proprio lui aveva bisogno che l'oggetto corrispondesse perfettamente al suo pensiero, e questo, come dire, metteva in difficoltà un po' tutti, penso anche lo studio abbia. E bisogna spendere anche una piccola parola sulla capacità che lui ha avuto poi di ospitare nel suo studio tutti i giovani che con un minimo di talento volevano affrontare Roma e andare a Roma. E sono passati decine di ragazzi nel suo studio, dove alcuni lo abbandonavano appena trovavano una propria strada, altri invece, come dire, sono tornati indietro perché non ce l'hanno fatta a fare gli artisti, e pochi
invece sono diventati costruttori di questo studio fantastico che a tutt'oggi vive ancora, e molti sono stati proprio suoi studenti. Sono nati anche come suoi interpreti, perché come ricordava Laura, sia Ivan, ma anche Marcella l'abbiamo messa a fare un ballettino, se non mi ricordo bene. Balletto di varietà. Lui, la vita, la realtà della vita, la realtà delle opere, la realtà dell'arte in quanto tale, cioè era tutto, come dire, una sorta di universo continuo in movimento, in cui lui cercava, tra l'altro aveva questa ossessione di rendere il passato così inquietante, questo orribile passato che appartiene alla storia dell'uomo, in tutte queste vicende dolorose che hanno attraversato la storia dell'umanità, lui li ripresentava continuamente per tentare di costruire forse un presente migliore. In realtà metteva soltanto a confronto il passato e il presente, e continuamente cadeva nella trappola e lo dichiarava, che il passato, le cose orribili dell'uomo, le cose belle dell'uomo sono talmente identiche nelle modalità dell'essere presenti, nei linguaggi e nei codici che vengono utilizzati, e l'unica speranza appunto è di riempire questo contenitore dell'arte affinché questo dialogo prenda vita o ci faccia fare delle scelte. Infatti quando andiamo a vedere le opere di Fabio c'è sempre qualcosa che dà fastidio. Voglio solo ricordare un'opera che la sto scoprendo perché mi incuriosiva all'inizio, questo muro con una barca tagliata. Questa è un'opera del 79, si chiama Muro d'Europa ed è un grande muro con una grande barca tagliata a metà e incollata su due. Muro d'Europa, se lo riflettiamo oggi, 79, sono passati un po' di anni. Beh, oggi è diventata chiarissima quell'opera, e per anni invece è sempre stata guardata come una cosa, come dire, un po' stramba, un po' forte, un po' esteticamente, no? Invece, è alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna. Sì, è esposta alla Galleria d'Arte. Non voglio tediarvi di più. L'esperienza con Fabio è stata fantastica. Vi racconto soltanto un piccolo aneddoto. Mi chiamo. Una volta stava a Milano, era penso se non l'inaugurazione ufficiale della Bicocca, qualcosa del genere, c'erano tre artisti e lui aveva questo grandissimo spazio in cui aveva allestite molte sue opere, molte opere anche legate appunto alle visioni, agli schermi e alle proiezioni. C'era questo famoso teatrino con le sedie al soffitto. Mi chiamò perché non riusciva a risolvere il problema di confondere lo spettatore, il visitatore, perché aveva la necessità in un grandissimo spazio con tantissime opere di farlo smarrire dentro la visita. Insomma, alla fine questa... Sì, certo, era proprio questo, proprio perfetto questo che dice Giancarlo. E questa cosa fu ottenuta veramente con qualche decina di euro attraverso uno degli stratagemmi che io purtroppo ho imparato nella vita a risolvere, sempre non avendo grandi economie, a risolvere con pochi soldi, però fu risolto. E la cosa bella era che ti muovevi dentro, ti apparivano le opere ma non ne avevi percezione, perché poi a un certo punto partiva un altro suono e ti portava da un'altra parte a vedere un altro film, per cui in questo smarrimento sembrava una sorta di Londra, di quando si diceva che Londra, no, aveva questa nebbia dove apparivano le cose, come nei fogliettoni, no? Di questi racconti in cui apparivano le cose e poi sparivano. E Fabio in questo, devo dire, aveva sempre le idee chiare, poi aveva questo problema di fare sempre cose nuove, per cui non c'era nessuna regola d'appoggio. Ogni volta bisognava sperimentare, trovare soluzioni, e in questo, devo dire, lui è stato fantastico. Grazie. Grazie anche a Giancarlo Gentilucci. Marcello Gallucci, vice direttore dell'Accademia, la tua esperienza anche in questo caso con Fabio Mauri.
Allora, mi tocca intanto fare una dichiarazione d'obbligo, che spero prendiate per reale, perché è veramente così. Io sono venuto soprattutto per avere il piacere di risentire due amici carissimi e di incontrarne altri. Ma ho trovato particolarmente emozionante, come sapevo e come mi aspettavo, quello che ci ha appena detto Giancarlo, perché so quanto profondo sia stato il rapporto di Giancarlo con Fabio, per cui Laura credo che abbia peccato di eccesso di modestia. Tu sei l'unico che è autorizzato compiutamente per processo diretto, per trasmissione delle regole e delle intenzioni d'arte, a rimettere in scena, certo, le opere di Fabio, e l'unico a poter vantare una disciplina di autorialità coerente con quello che Mauri voleva. Ma soprattutto, visto che Giancarlo è più facile incontrarlo, rivedere Laura per me è stato particolarmente piacevole, e ho riscoperto con gioia che negli anni la tua verve e la tua passione sono cresciute in maniera esponenziale. Detto questo, è merito dei nostri studenti, se noi manteniamo questa passione e andiamo avanti nella ricerca e nel lavoro con questo entusiasmo, è merito dei nostri studenti. Ha detto anche che Fabio come docente non ha mai mancato una lezione. Assolutamente, anche se aveva la febbre, veniva in tutti i casi. Io ho un compito molto marginale, perché vedete, ve lo ha in parte suggerito Laura, e vorrei partire da quello che lei ci ha così puntualmente ricordato. Fabio parte dal teatro, ci parte. Il ci parto è indice preciso di un percorso che ancora oggi, credo di poter dire, i tanti nostri colleghi, caro Antonio, ti vedo adesso qui, saluti a Domenico Sbarnini, con Fabio Mauri ha avuto lo stesso lungo rapporto di odio e di amore, quasi, se, come era naturale. Ci parto dal teatro significa che il terreno, abbiamo modo di vedere, significa che persino il terreno delle performance di Fabio Mauri appartengono strettamente, in senso stretto, in modo marginale, al percorso dello spettacolo del Novecento. Sconfinano da un'altra parte, ci obbligano a un detour. Ora, io vorrei suggerirvi cos'è questo detour a partire dalla mia piccola esperienza personale, mediata in questo caso da due carissimi amici. Uno è questo signore qua, a cui devo l'approfondimento della conoscenza di Fabio Mauri. L'altro è un amico che non c'è più, era Walter Tortoreto, perché la mia amicizia con Fabio Mauri, la mia enorme stima e il risultato di una stima di riflesso che mi è sempre arrivata, deriva da una serata passata alla Società dei Concerti con Fabio Mauri, Mario Verdone e io, fresco di laurea, a discutere di espressionismo. Serata che si è chiusa con Fabio che chiedeva a Mario Verdone. Mario Verdone era altrettanto esilarante del figlio, vi assicuro, quindi soltanto guardarlo era divertente, soltanto guardare come si muoveva, stare in sua compagnia poi era delizioso, ma lui e Fabio creano una specie di duetto che non finiva più, scambiandosi i ruoli del comico, e io ero lì veramente stupito e ammirato della sottile dialettica fatta anche di tante consecchiature che tra i due correva. Dopodiché il mio ricordo si ferma attorno a un'altra cosa. Nel frattempo, in qualche modo, eravamo entrati in contatto, sapevo che era un piacere parlare con lui, poi arriva una mostra a Roma che per me segna un motivo di svolta nel rapporto con Mauri, Entarte de Gusta. Cirillo, te la ricordi? Sì. Ti ricordi anche che tu mi hai portato via perché tu e Veronica vi eravate stufati di vedere Fabio e me che parlavamo, perché a un certo punto Fabio mi aveva talmente preso, a partire da una cosa, gli avevo semplicemente detto, nella formula che hai scelto, arte degenerata e arte degusta, c'è in realtà un anagramma,
e questo anagramma compone i termini attuali della tua ricerca, perché tu stai ragionando su entropia, tecnica e arte, entarte e kunst. Il ribadire un'altra volta che si tratta di arte fa parte del tuo maledetto gioco. Siamo andati avanti, credo, un'ora a discuterne. La cosa lo aveva per metà gratificato, per metà fatto arrabbiare. La soluzione finale con la quale l'ho lasciato, strappato via da Franco e dalla mia fidanzata di allora, che aveva pazientemente aspettato assieme a Franco che la smettessimo di parlare, è stata sì, perché tu in realtà questo lo fai perché sei viziato da Benjamin e tendi sempre all'estremo. Ora, questo essere viziato da Benjamin credo che nel tempo Fabio Mauri mi abbia ributtato addosso in tutti i modi possibili e immaginabili, perché non era vero. Era vero però che io leggessi nelle sue opere un tendere verso l'estremo che si presentava come concetto, e questo è Benjamin, cioè il concetto è la passione dell'estremo. In Fabio il procedimento è la passione per l'estremo e diventa il canale di guida delle sue confusioni tra opera pittorica e performance. È una cosa sulla quale in un'occasione abbastanza precisa ci siamo trovati a riflettere anche qua dentro con Giancarlo, quando Claudio Cantelmi si è laureato con una tesi sugli atti unici di Fabio Mauri. Gli esordi dello stile Mauri al teatro. Ora, questo stile Mauri teatrale, secondo me, è interamente giocato su un paradosso. Su un paradosso. Ma attenzione, un paradosso che viene presentato in modo che l'estremo a cui il paradosso tende, tu l'hai dimostrato come si risolve in uno scatenamento contro lo spettatore, si presenti come l'immediato. Cioè, non me ne devo nemmeno accorgere, o c'è una confusione di parti, il gioco del cibo in Heidegger e la questione tedesca, che mi obbliga a realizzare questo salto. Quando arriva, l'estremo si presenta come ciò che è avvenuto senza opera di mediazione. È una mia idea che non pretende di avere altrettanta fondatezza critica di quelle che nel tempo Maria e Laura hanno con tanta precisione sviluppato. Vi aggiungo perciò un salto, continuando questo salto, vi aggiungo perciò un altro motivo personale. A partire da un certo punto, però vi devo dire che io allora ero un po' più ragazzino, cioè gioco molto spesso e molto volentieri sulla mia età, ma allora ero veramente ragazzino, ero anche abbastanza stupido, anche abbastanza indisponente, e anche con una... io avevo la mania delle citazioni, che credo sia la mania più odiosa che uno studioso si possa portare dietro. Per cui, a un certo punto Fabio comincia a avere nelle tasche piene del fatto che ogni volta che lui parlava io gli costruissi la bibliografia critica dietro. Questo viene da Tizio, questo viene da Caio. Poi arriva il momento dell'interesse di Fabio per Heidegger, che era la mia passione. Al momento era assolutamente la mia passione. E lì abbiamo iniziato proprio davanti alla porta del quarto di Santa Giusta un'altra discussione che si è protratta per non per una sera, ci siamo tornati sopra diverse volte. Probabilmente è stato allora che da ragazzino ho capito quanto fosse vera una cosa che qua non è stata detta e che credo possa costituire proprio il mio saluto e il mio omaggio veramente più profondo. In quel momento Fabio per me è diventato pericoloso, pericolosissimo. Primo, perché invece di controllarmi lui rinfocolava la mia passione per parlare a Vanvera e quindi mi portava verso delle cose che per uno che pretende di fare lo studioso sono estremamente pericolose, cioè mi costringeva a andare a vedere campi
che non pertinevano al mio terreno di studio e che mi faceva letteralmente perdere. Poi lui giustificava questo perdere, lo sapete benissimo, è il perdere di coscienza dello spettatore, è il perdere dei punti di riferimento, è quell'immergersi nell'opera che lui realmente voleva, come quando crea quella meravigliosa scatola in cui il chiaro di luna si riflette sulle palline di polistirolo. Stupenda, bellissima, che sta lì nella mia memoria e che non mi abbandona. Ma Fabio per me era la persona in qualche modo da evitare, mantenendo con lui un carattere di assoluto rispetto, di assoluta stima, però ho cominciato ad averne paura, perché sentivo che la presenza della sua personalità così rapinosa per uno studioso in fondazione era assolutamente deleterio, cioè mi avrebbe portato a perdermi dentro la sua opera, o meglio, dentro il suo modo di concepire l'opera. Allora è nata, credo, nell'amicizia la fase più importante, quella del rispetto anche da lontano, cioè sentire con quanta precisione, con quanta comunanza, soprattutto nella vita dell'Accademia, nella vita quotidiana, il nostro rapporto diventasse piano piano il rapporto tra due persone che avevano imparato a riconoscere i meriti l'uno dell'altra. Ogni volta che mi arrivava un piccolo segnale di stima da Fabio, vi assicuro, gongolavo per giorni interi, perché era il maestro dell'Accademia che si degnava di dare un placet allora era il più giovane dei supplenti, nemmeno degli incariti. Fino ad arrivare a che cos'è il fascismo, seconda edizione, fino ad arrivare al grande lavoro al quale hanno partecipato Claudia, Elena, Marcellino, insomma. Lì Fabio credo abbia dato per questa Accademia tutto quello che poteva. Io vorrei dire semplicemente, per l'ultima parola, che proprio quell'ideale che Marco Brandizzi ha richiamato all'inizio dei nostri lavori, Fabio lo ha trasformato in una identità di cammino, obbligandoci a vivere delle cose straordinarie. Ti sto guardando adesso perché tu lo sai benissimo che cos'era Massimo, il fascino di Fabio. Ragazzi, qua dentro era diventato impossibile fare lezione. Non c'era la possibilità di fare nulla. Qua dentro, per un anno, c'era soltanto Fabio Mauri. Claudia faceva esercizi di funambulismo assieme ad altre persone per il piazzale, tutto il piazzale. Sul retro c'erano altre persone che stavano trasformando l'Accademia in una specie di laboratorio all'aperto dove si faceva di tutto. Giancarlo, se lo toccavi, diventava una bestia perché era estremamente nervoso, era l'unico che sapeva quanto fossero complesse le operazioni di che cos'è il fascismo, e seguirle non era la cosa più semplice del mondo. Laura, io e gli altri non riuscivamo a muovere un dito perché o si correva dietro questa pazzia di Mauri o l'Accademia non esisteva, semplicemente. È riuscito a scipparci di tutto, ha dimostrato in questo modo la sua geniale pericolosità, la sua geniale rapinosità era questo, e credo che di questo, cioè del fatto che ci ha dimostrato come la stessa didattica, il procedimento pedagogico, che è quello più reale, quello che costringe il professore a crescere, come dicevi tu, sia possibile cambiando, invertendo, cambiando l'Accademia. Ecco, Fabio, l'estetica sperimentale di Fabio, come forse la performance sperimentale, come forse quel concetto estremo di arte, sono riusciti a cambiare buona parte delle nostre coscienze. Mi auguro che sia riuscita a cambiare la sua opera, anche il nostro modo di insegnare e di fare arte o storia dell'arte assieme a voi. Grazie. Grazie anche a Marcello Gallucci. Allora, è arrivato il momento del video, l'abbiamo annunciato nei
interventi precedenti, ebrei di Logia in Natura e Zerbini, realizzato per questa occasione dallo studio Fabio Mauri,